Questo è il fenomeno della dispersione cromatica, cioè la dispersione dei colori quando un raggio di luce bianca, un fascio di luce bianca passa attraverso, in questo caso, un prisma di vetro. La dispersione cromatica consiste nella separazione dei colori. Il motivo per cui accade questo è che la luce bianca è composta di tanti colori diversi e questi colori tutti quanti rallentano quando entrano nel vetro o in un altro mezzo trasparente, ma rallentano certi colori più di altri. In particolare i colori che rallentano di più sono il viola, e il blu. E a seguire tutti gli altri, il colore che rallenta meno di tutti è il rosso. Perciò il rosso è, il colore che subisce la rifrazione meno accentuata, il viola è il colore che subisce la rifrazione più accentuata, sia al momento di entrare nel vetro, che al momento di uscire dal vetro. Qui vediamo la dispersione dei colori dovuta a un prisma di vetro, con riportati anche gli angoli di incidenza e di rifrazione. Questo è il raggio di luce bianca, l'angolo di incidenza si forma tra il raggio incidente e la normale. Normale alla superficie nel punto di incidenza. N1 e N2 sono gli indici di rifrazione dell'area del vetro e questi sono i raggi che già sono divisi, sono già dispersi. Cioè separati con il rosso che devia meno e il viola che devia di più. R, l'angolo di rifrazione, è quindi un angolo diverso, da colore a colore. Qui appunto si vede che l'angolo di rifrazione del raggio rosso è questo, è più grande dell'angolo di rifrazione del raggio viola. Cioè il raggio viola ha subito una rifrazione più accentuata perché si è avvicinato di più alla normale. La stessa cosa succede in uscita, con il raggio viola che subisce la maggiore deviazione rispetto al raggio rosso. In questo caso si tratta di allontanamenti dalla normale, ma comunque il viola è quello che si allontana di più rispetto a tutti gli altri e rispetto al rosso che è quello che si allontana di meno dalla normale.